stamattina ci siamo svegliati col sole e quindi sveglia presto, non sono neanche le 8, direzione Cala Spalmatore. Sono dato tutto per scontato e mi ripeto che scema non saper fingere. Dentro ti amo e fuori tremo come glitchi neri notte. Scommetto che ora non prendi più l'abitudine di fare sempre come vuoi tu. E quando arriva sera mi manca l'atmosfera, non è la primavera. Sembra ieri, sembra ieri che la sera ci stringeva quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera. Position. Adesso ho proprio voglia di un bel cafferino e di uno snack, la pappa anche per Leo. Ma no, Leo, ci vediamo dopo. No vabbè, ma che bella che sei. Ciao bella, a presto. Che ve lo dico a fare? Peccato che stiamo per abbandonare questa fantastica, questo fantastico arcipelago. Can't keep my hands off you. There's nothing I won't do. Can't keep my hands off you. Can't keep my hands off you.
Allora amici, si sa che il mare mette una certa fame. Dopo aver sbloccato altre splendide cale dell'arcipelago della Maddalena, come Cala Portese, è giunto il momento di prepararci qualcosa di delizioso, godendo e usufruendo di un altro splendido giardino naturale che mi sta regalando questo viaggio on the road in terra sarda, con annessa poi vista mare dal panorama davvero mozzafiato. Dolce come wow, oh oh, caramello, cookies and cream and marshmallow, wow, oh oh, fresh cocoa, vaniglia la meraviglia del blocco, dico wow, oh.